Napoli, capitale sociale mondiale per 4 giorni, quindi vuol dire un momento importante per poter discutere e presentare buone prassi per un mondo a misura di bambino. Ricordo nel 2010 eravamo col sindaco di New York Bloomberg, con Matilda Cuomo, e avevamo pensato tra le 3 città che Napoli sicuramente doveva ottenere questa candidatura, e ce l'abbiamo fatta, nonostante Napoli nel 2010 aveva una storia particolare, un'immagine certamente non spendibile all'estero, ma proprio per questo noi abbiamo puntato, come dire, vediamo la bottiglia mezza piena, no? Abbiamo puntato sulla storia di Napoli, Napoli capitale della cultura, dell'interazione, quindi poi questo percorso è stato reso, come dire, fattibile, realizzabile grazie a una rete di collaborazioni straordinarie dalla Curia di Napoli alla Regione Campania, che ha subito, ecco, da subito l'assessore Russo e il presidente Caldoro hanno capito che questo era un momento importante per la città. Dar voce ai bambini significava soprattutto dare la possibilità di costruire qualche cosa di utile attraverso le esperienze di organizzazioni provenienti da tutto il mondo. Questo è un evento che è la 22esima edizione, quindi la prima volta in Italia è arrivato a Venezia, ospitò questo forum, quindi parliamo di 21 anni fa. Immaginate un attimino, dopo 21 anni, come si è evoluta l'esperienza, il percorso sociale mondiale. Ecco che questa esperienza, gli anni sono passati, il confronto c'è stato, ma altrove non ci potevamo far passare questa grande possibilità. E quindi storico senz'altro, perché negli anni l'IFCV, che è l'organismo titolare di questo forum internazionale, che ogni anno lo consegna ad un'organizzazione del posto, in questo caso a Mentoring USA Italia, come dire, è cresciuta e oggi è diventato membro consultore dell'ONU. Quindi tutte queste esperienze saranno poi, come dire, costruite attraverso un atto, ma la cosa più importante è che lo scambio di informazioni e il conoscersi, il dialogare e il comprendersi significa costruire realmente qualcosa che possa aiutare alla crescita dei bambini e della comunità. Quest'anno abbiamo scelto di impegnarci molto nella realizzazione del World Forum for Child Welfare, un'iniziativa molto importante che riunisce leader mondiali nel campo dell'infanzia, istituzioni, organizzazioni della società civile, tutte persone impegnate per promuovere i diritti dell'infanzia.